Ben ritrovati amici del calcio femminile sul canale dedicato a voi. Certo, qualche giorno fa quando abbiamo commentato la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia femminile non ci saremmo mai aspettati di presentarvi la gara di ritorno in una situazione come quella nella quale invece ci troviamo adesso, perché la Juventus sconfitta dalla Fiorentina al Viola Park 1-0 ha deciso di esonerare il proprio allenatore Gio Montemurro. È una questione veramente pesante sotto l'aspetto anche delle implicazioni che questa scelta potrebbe avere a livello tecnico. Per la verità la Juventus, come facile immaginare, probabilmente cambierà poco di quella che è la propria squadra, e le scelte dell'allenatore in seconda, che è stato chiamato a gestire le cose tecniche della società in assenza di Montemurro, cioè Zappulla, beh, è facile pensare che le sue scelte non saranno poi molto lontane da quelle che avrebbe preso Montemurro, perché la squadra questa è, perché non ci sono operazioni di mercato da fare, perché si tratta di gestire una situazione, uno status quo che esiste, che sicuramente non è fallimentare, perché la Juventus è comunque seconda in campionato e semifinalista di Coppa Italia. Però è una situazione dal punto di vista emotivo che costa molto. Ricordiamo che il regolamento di Coppa Italia è molto semplice: bisogna passare con il maggior numero di gol rispetto alla squadra avversaria. In caso di due vittorie, chi ha vinto con il maggior numero di gol di scarto passa al turno. In caso di parità si procede a tempi supplementari e calci di rigore. La Roma dunque ha due risultati su tre: una vittoria, un pareggio o addirittura una sconfitta di misura con un gol di scarto. Ma è facile immaginare che la Roma possa decidere di mandare in campo qualche riserva, di risparmiare un po' di forze. Ricordiamo che dalla prossima settimana si torna a parlare di campionato. La Roma peraltro sarà la prima squadra che avrà modo di riposare nel primo turno di gioco della post season, quindi è un momento, in questo momento, in cui la squadra di Spugna sta cercando soprattutto di dosare le forze, di recuperare le infortunate, di recuperare le acciaccate in vista del rush finale di 8 partite che porterà alla conquista del titolo, con la Roma che in questo momento deve gestirsi 8 punti di vantaggio. Vogliamo definirla una formalità questa seconda semifinale di Coppa Italia? È un po' forte, però sì, di fatto è una formalità. Il Milan, visto nella gara d'andata, potrà fare bella figura, potrà vendere cara la pelle, ma difficilmente riuscirà a mettere in difficoltà la Roma. Non vediamo una partita facile per il Milan al Tre Fontane, anche in considerazione di quelli che sono stati gli ultimi precedenti di questo scontro diretto anche in campionato. Per quanto riguarda invece la Juventus, come dicevamo, questo cambio in panchina è veramente molto significativo, perché può cambiare tanto, può cambiare forse sotto un certo aspetto tutto. Molto interessante sotto questo aspetto capire come la squadra deciderà di reagire all'esonero di Montemurro, se ci sarà una reazione. Si dice che parte della squadra forse non era più così allineata con quelle che erano le prospettive, le aspettative del tecnico. Si dice in qualche modo che probabilmente sia stata la squadra ad entrare in conflitto con il tecnico, e sotto questo aspetto quindi l'esonero dell'allenatore potrebbe in un certo qual modo rilanciare quelle che sono le ambizioni delle giocatrici. Staremo a vedere. Il campo di solito in questo caso ha sempre tutte le risposte. La Juventus ha perso 1-0 la gara d'andata, lo ricordiamo, il gol di Michela Catena, quindi la Juventus dovrà vincere a Biella con almeno due gol di scarto, 2-0, 3-1, per poter passare il turno. In caso di vittoria di misura si andrà ai tempi supplementari e calci di rigore, nel caso ci sia parità anche dopo 120 minuti di gara, e la Fiorentina dal canto suo, proprio come la Roma, due risultati su tre: il pareggio o la vittoria. Ricordiamo che la Juventus ha avuto il proprio nome stampato in finale nelle ultime due edizioni, l'ultima delle quali vinta in finale proprio contro la Roma. Ricordiamo che la Fiorentina e la Juventus hanno tanta storia, che è una storia dipinta di bianconero, perché quella della gara d'andata è stata soltanto la terza vittoria della formazione viola in quella che è stata la 19ª partita giocata dalle due formazioni. 14 vittorie della Juve, 2 pareggi e 3 vittorie della Fiorentina. Però se c'è un momento in cui la Fiorentina può togliersi una grande soddisfazione, visto come gioca la squadra di Della Fuente, è questo. Però se c'è un momento in cui la Juventus è in difficoltà, sicuramente è questo. Quindi non escludiamo che la Fiorentina possa compiere una grande impresa anche a Biella nella gara di ritorno, in programma domenica alle ore 15. E noi lunedì
faremo il punto della situazione, vedremo quali saranno le due finaliste in attesa di sapere anche quando e dove verrà giocata questa 14ª edizione di Coppa Italia Femminile.